Debutta con un punto in casa il nuovo allenatore della Marina di Catanzaro, Pino Sesito. Una partita strana che probabilmente dal mio punto di vista il San Fili non ha chiuso per tempo, addirittura ha fallito anche un calcio di rigore. Voi siete stati bravi a rimanere in partita fino alla fine e poi siete riusciti a pervenire al pareggio. Sì, penso che la disamina sia perfetta. Diciamo il San Filo è un'ottima squadra, terza in classifica, veniva da risultati clamorosi, ha pareggiato ultimamente ad Amantea, San Giovanni in Fiore, aveva fatto 3 gol domenica in casa al Belvedere e c'era una differenza abissale fra noi e loro in campo, anche perché noi già siamo un po' una squadra rimaneggiata, oggi eravamo privi di 3 titolari, quindi eravamo veramente in campo con 2-3 over e una banda di ragazzini che ci hanno messo il cuore, però chiaramente tecnicamente soffrivamo la loro superiorità tecnica. Per fortuna nel primo tempo, che è stato quasi tutto a loro appannaggio, loro non hanno chiuso la partita, nella ripresa, soffrendo col cuore, con la grinta, quello che solo una squadra come noi deve avere, siamo riusciti a tirarci un punto veramente d'oro, per noi insperato per come eravamo messi e per come stava mettendo la partita. Adesso si spera in questo mercato di riparazione sicuramente. Vabbè, intanto il mercato di preparazione fa 3 partite. Mi auguro innanzitutto in queste 3 partite di recuperare più titolari o 3 persone fuori. Oggi ne avevo 2 per squalifica e 1 per infortunio. Purtroppo domenica ne recupero 1 solo e ne perderò 1 perché sennò poi rendi fide e sarà squalificato. Quindi sarà ogni domenica è un'avventura a mettere in campo un 11 decente. Poi se a gennaio la società riuscirà, sarà in grado di rinforzare ulteriormente la squadra, e ben venga. Se no facciamo quadrato questi che siamo fino alla fine e cerchiamo di fare questo miracolo. Mister Stranges del San Fili, mi spiega come si fa a non vincere questa partita? E ancora non è troppo presto, non riesco a spiegarmelo nemmeno io, però per voler essere buoni sono errori di gioventù, diciamo. Se guardi la distinta della nostra squadra capirai a cosa mi riferisco. Però ha fatto un trio d'attacco davvero importante oggi. Non l'ho visto io. Il trio d'attacco. Non c'era, oggi è rimasto a San Fili? Voi l'avete visto? No, abbiamo visto le occasioni che hanno sbagliato. Ok, ecco, quello è. Il calcio è così, quando sbagli troppo poi vieni punito. Il Marina di Catanzaro con umiltà è riuscito a rimanere in partita, con umiltà e grazie alla nostra incapacità di concretizzare quello che si creava. Poi se sbagli un rigore, sbagli 3 volte, 3 contro 1, 2 contro 1, poi le partite si mettono così. Purtroppo era una prova di maturità per la mia squadra e ha dimostrato che non è matura. Quindi diciamo che la vostra dimensione è quella di restare nella zona alta della classifica, ma non per i primissimi posti? No, assolutamente. La nostra dimensione non la so. La nostra ambizione sicuramente è quella di salvarci prima possibile, perché se oggi fossimo riusciti a fare i 3 punti saremmo arrivati a 21, quindi era una salvezza più o meno a portata. Voleva dire meno 2 dalla testa comunque. Io dico meno 15 dalla salvezza, lei dice dal meno 2, prima si raggiunge, sì. Si ragiona per gradi, prima si raggiunge la salvezza, poi la zona tranquilla della classifica e poi i vertici. Abbiamo dimostrato che non lo meritiamo.